Baschi è fra i comuni più vasti in provincia di Terni. Posto a 165 metri sul livello del mare, in vista del fiume Tevere, il territorio restituisce numerose testimonianze di epoca romana. Il toponimo Baschi deriva dal latino vasculum, che nella radice vas significa conca, bacino. L'Antiquarium, un museo collocato all'interno del palazzo comunale, conserva i reperti rinvenuti in oltre 20 anni di scavi effettuati in località Scoppieto, nei pressi di Civitella del Lago, e che vide i lavori diretti dalla professoressa Margherita Bergamini dell'Università di Perugia. Lo scavo archeologico si estende per 3.400 metri quadrati e le strutture emerse testimoniano diversi periodi di frequentazione, di cui il primo databile nel III secolo a.C. è collegato alla presenza di un santuario, al quale si sovrapposero edifici residenziali. Dal I secolo d.C., una pregevole manifattura realizzava ceramiche fini da mensa, vasi di terra sigillata, coppe e bicchieri a pareti sottili, lucerne e ceramiche comuni. Opere che, grazie alle rotte commerciali, prima lungo il Tevere e poi attraverso il Mediterraneo, giunsero fino al Nord Africa. Grazie al sigillo, ovvero il marchio originale posto sul fondo dei vasi e dei prodotti realizzati, è stato possibile risalire agli artigiani di Scoppieto. L'antiquarium, ubicato all'interno del palazzo comunale, è una raccolta museale che presenta tanti motivi di interesse, non solo per gli studiosi, ma anche per i cultori di storia. Si distingue infatti per la qualità dei reperti esposti e per la loro originalità. Fra gli aspetti più interessanti, un percorso didattico che consente ai visitatori di comprendere le tecniche di produzione della ceramica, seguendo tutte le fasi del processo produttivo.